Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Bussi, dove la Procura di Roma, a cui il caso è stato passato per competenza della Procura di Pescara, ha iscritto nel registro degli indagati quattro dirigenti del Ministero della Transizione Ecologica per l'omessa bonifica appunto di Bussi sul Tirino. Questa mattina c'è stata una manifestazione in ricordo del generale Conti, le cui indagini partirono alla scoperta delle discariche. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Quattro indagati tra i vertici del Ministero della Transizione Ecologica. E questo è il nuovo capitolo riguardante le mega discariche di Bussi sul Tirino che fa seguito alla denuncia del Comune dell'anno scorso. Nel mirino della Procura di Roma, Giuseppe Lopresti, Gaia Checcucci, Luciana Di Staso ed Enrico Bentivoglio del Provveditorato alle Opere Pubbliche. I quattro del Dicastero sono indagati per omessa bonifica e falso per i gravi ritardi nella rimozione dei rifiuti. Storicamente il Ministero dell'Ambiente sembra un po' una, tranne alcune persone che hanno lavorato bene in questi anni, poche, ma in generale complessivamente il Ministero sembra più essere una palla al piede delle bonifiche che non il soggetto che, essendo competente, deve farle andare avanti velocemente. Passano appunto 14 anni e questo sito non vede, quell'area industriale non ha un grammo di terreno sostanzialmente bonificato e sono decine di ettari, 26 ettari. I reati a noi è l'ultima cosa che ci interessa, diciamo così, ovvio, c'è la magistratura, deve fare il suo corso, a noi ci interessa la bonifica e su questo però il dato è incontrovertibile, la bonifica non c'è. Intanto è stato avviato il cantiere per la bonifica dell'area Tremonti, dove i lavori sono a cura di Edison. Io ho fatto un incontro con la società a cui è stata delegata la bonifica, abbiamo un lunghissimo incontro, abbiamo concordato che i vari passaggi saranno discussi anche con l'amministrazione comunale, ho fatto anche di più, ho chiesto a questa società di incontrare i cittadini, perché è giusto che anche i cittadini che hanno lottato affinché si facesse questa bonifica siano passo passo informati su quello che si sta facendo. Ho avuto piena disponibilità da parte della società, punto a fare un'assemblea pubblica con loro verso la metà del mese di dicembre. Rimane la questione della bonifica del resto del sito di interesse nazionale di 232 ettari, in particolare per quanto riguarda le discariche 2A e 2B. Per queste aree nel 2018 è stata aggiudicata la gara d'appalto che il Ministero ha tentato di annullare in modo illegittimo, secondo TAR e Consiglio di Stato, nel 2020. La bonifica, in base a una recente sentenza della Cassazione, dovrà essere completamente risarcita da Edison. Il PD però chiede che sia la multinazionale francese ad occuparsi dei lavori. Ma la Edison è una società responsabile di questo inquinamento che deve pagare, ma se lo fa una ditta terza che ha già fatto il progetto va benissimo, perché azzerare tutto? Perché voler a tutti i costi dare i lavori alla Edison perdendo anni? Abbiamo già perso 3 anni, quasi 4, per quelle decisioni. Questa mattina c'è stata una manifestazione nel polo industriale organizzata dai movimenti ambientalisti, occasione anche per ricordare il generale Conti, le cui indagini portarono alla riscoperta delle discariche nel 2007. Ai familiari è stato donato un albero che sarà piantumato, si spera in tempi brevi, a bonifica terminata. Siamo alla politica, essere una confederazione plurale. Con questo obiettivo è partita la nuova avventura di Futura presentata dal presidente della TUA Gianfranco Giuliante dopo la sua fuoriuscita dalla Lega. Per Giuliante l'Abruzzo del futuro dovrà sapere coniugare ricerca, sviluppo e sostenibilità per farla uscire dall'isolamento in cui si trova adesso. Vediamo. A poche ore dalla sua uscita dalla Lega, Gianfranco Giuliante, attuale presidente della TUA, lancia il progetto di Futura e Oggi, una confederazione plurale che vuole essere un punto di riferimento di varie anime. Presenti in sala i consiglieri regionali Emanuele Marcovecchio, Valore Abruzzo, e la consigliera del gruppo misto Marianna Scoccia, oltre a diversi amministratori e politici abruzzesi delle varie province. L'obiettivo? Quello di far convergere sensibilità diverse che di volta in volta troveranno la strada per condividere delle progettualità, come ad esempio per gli ospedali o sui tribunali minori. Mentre sulla sua attuale posizione politica, Giuliante risponde così. Altrove mi sembra che sia un luogo altro che già si definisce di per sé. La mia storia è una storia da tutti conosciuta e quindi è evidente che io ho in qualche misura un perimetro astratto nel quale muoversi. Ma è altrettanto vero che oggi non esistono più
i partiti, le migrazioni da una parte all'altra che ci sono ormai in tutte quante le realtà dei comuni, le province e la regione, dimostrano che c'è una fluidità che in passato non c'era. Quello che ci riguarda, abbiamo deciso di interloquire con la pluralità e siamo evidentemente aperti a valutare tutte quante quelle che sono le opzioni che ci verranno offerte. Futura si sta dotando anche di una task force per affrontare una serie di problematiche che riguardano il nostro territorio e che vede al vertice il presidente emerito della regione Gianni Chiodi. Secondo me sono in qualche misura diventati altro e soprattutto qualcosa che non mi piace, lo accennavo, c'è ormai una scelta quasi autoreferenziale di vivere sulle chat, si fanno i selfie, si applaudono a vicenda, ma poi la capacità di incidere sul territorio e la si sta dimostrando. Elezioni provinciali e il suo ruolo in TUA, i temi poi toccati da Giuliante. È evidente che chi si sta muovendo in questo momento per la sua costruzione non potrà muoversi in maniera compiuta rispetto al discorso delle provinciali. C'è un candidato che gli amministratori che hanno già aderito a Futura voteranno. Questo candidato è quello che naturalmente dovrebbe essere indicato e che ad oggi ancora non viene indicato. Faccio riferimento al sindaco di Montesilvano, non esiste evidentemente nessun tipo di incompatibilità. Io so perfettamente di essere in qualche misura, lo dico tra virgolette, in quota Lega e sono assolutamente a disposizione, anche se mi trovo in un momento diciamo così di fine corsa. La cronaca, un ragazzo di 21 anni ritenuto responsabile di aggressione a un 19enne avvenuta nel maggio scorso a Chieti Scalo all'esterno di un locale è stato raggiunto dal provvedimento di divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento in alcune strade e piazze di Chieti Scalo per la durata di un anno, il cosiddetto Daspo Willy. La misura di prevenzione è stata adottata dal questore di Chieti, Annino Gargano, al termine di un'accurata istruttoria svolta dalla divisione polizia anticrimine a conclusione di indagini serrate condotta dalla squadra mobile. L'autore dell'aggressione è stato denunciato per lesioni personali, in particolare nella circostanza, come emerso dalle indagini, il 21enne aveva colpito l'altro giovane più volte con pugni alla testa e al volto, procurandogli la frattura del setto nasale ed era fuggito all'arrivo della polizia, giunta sul posto in seguito a una richiesta di aiuto raccolta dal 113. La violazione al divieto è punita con la reclusione di 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Cambiamo argomento, visita all'Aquila ieri per il ministro Renato Brunetta per presentare un progetto che porterà alla realizzazione di una scuola di alta formazione per la pubblica amministrazione nel capoluogo d'Abruzzo. Vediamo. Incontrare le autorità istituzionali della regione, della città, il sindaco, il presidente della regione, il presidente della provincia, tutte le autorità, il commissario Legnini e tutte le autorità che insistono in questo territorio, perché siamo venuti a fare un sopralluogo per dar seguito alla volontà del presidente Draghi di collocare in questo territorio una scuola di alta formazione tecnica legata alla pubblica amministrazione. Sarà realtà la sede della scuola di alta formazione per la pubblica amministrazione nel capoluogo d'Abruzzo, un progetto che tocca il suolo della effettiva fattibilità. Secondo la volontà del Premier Draghi e secondo le parole del Ministro Brunetta, sul piatto della bilancia un investimento pari a 20 milioni di euro. La pubblica amministrazione è l'ossatura dello Stato, deve continuare a funzionare bene con energie sempre crescenti e noi siamo a disposizione per questo. L'hub che si creerà tra scuola, università, mondo dell'economia dovrà dare uno slancio a questo nostro paese proiettandoci verso le mete del piano nazionale di ripresa e resilienza. La scuola intanto ha una sua sede che è a Roma, che è la sede tradizionale della scuola, ma noi vorremmo poi che dalla sede centrale si dipartisse una raggiera verso i territori. La sede dell'ex Reis Romoli potrebbe essere proprio la candidata ideale per ospitare questa realtà prestigiosa e di forte impatto anche sociale.
Nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha parlato dell'Italia come della locomotiva d'Europa. Il motivo è presto detto grazie al superbonus 110%. Di questo si è parlato a Chieti in un convegno. Vediamo. Sappiamo da tanto tempo che l'edilizia è un settore trainante dell'economia del nostro paese, l'abbiamo trasformato in un settore green, sostenibile e sta appunto diventando la locomotiva della crescita economica del nostro paese. Siamo contenti di confrontarci con gli operatori, con i cittadini, con coloro che materialmente poi devono applicarlo giorno dopo giorno e racconteremo loro anche la battaglia che ci apprestiamo a portare avanti al Senato per togliere quei limiti che il governo hanno introdotto come l'ISEE a 25.000 euro che sarebbero un blocco non solo al lavoro dei nostri imprenditori ma anche all'economia e in questo momento non ce lo possiamo permettere. Noi vogliamo un super bonus che sia strutturale, che vada più in là nel tempo possibile anche perché non solo per l'economia anche per l'ambiente. Abbiamo nei confronti delle nuove generazioni degli obblighi, con il super bonus stiamo riqualificando le case degli italiani rendendole più sostenibili, meno inquinanti e facciamo risparmiare i cittadini italiani che avranno più soldi a fine mese da spendere nell'economia reale. Questo è il nostro progetto per il futuro. Una riforma chiara, certa e soprattutto dei tempi determinati per il superbonus che rappresenta una svolta per l'Italia. Ci si aspetta un incremento del PIL del 15%. Cosa si auspica per il futuro? Dire che una riforma è chiara e certa è una parola molto molto grande. Sicuramente il 2023 è un contentino, ma queste misure devono essere messe strutturali. Soltanto così possiamo creare quello sviluppo sano e concreto. In questo modo è come se mettessimo a fuoco soltanto paglia. Al via Natura d'Italia in diretta, sviluppata dalla cooperativa Cogextre dell'Oasi WWF Riserva Regionale del Lago di Penne. Il progetto, nato in collaborazione con il WWF Italia, prevede un sistema di telecamere live per consentire a tutti di osservare in diretta la fauna dei luoghi più interessanti di varie aree protette. Vediamo. Fernando Di Fabrizio, l'Oasi di Penne si arricchisce di una nuova esperienza che è quella delle telecamere che poi tutto il mondo potrà vedere in diretta le bellezze di questa oasi. È da qualche anno che ci stiamo lavorando perché vogliamo portare nelle aule scolastiche, anche nelle case degli italiani o anche degli altri fuori Italia, un obiettivo sulla natura, su quello che avviene in diretta, questa è la novità. Quindi abbiamo già delle postazioni, delle telecamere piazzate, in questo momento sono uccelli migratori autunnali che si possono osservare, ma poi c'è anche il discorso della elaborazione dei dati, un quantitativo di dati impressionante perché noi registriamo H24 e quindi abbiamo già visto delle faine di notte, degli uccelli notturni, ma è un monitoraggio importante per le riserve naturali qui in Abruzzo perché possiamo in questo modo. Abbiamo per esempio proprio ieri vedevo delle peppole che sono arrivate durante l'inverno, arrivano cose che magari ci sfuggivano all'occhio, sembra un fringuello, ecco, quindi anche uno strumento utile per la ricerca scientifica e didattica. Un progetto che nasce quasi in modo fortuito per esigenze che attengono sia alla sicurezza ma anche alla sorveglianza della riserva, abbiamo iniziato la sperimentazione di questo sistema di videocamere che poi ci è tornato subito utile con l'arrivo del lupo ibrido e abbiamo appunto potuto verificare l'utilità di sorvegliare appunto questi animali. Successivamente anche in seno ad ulteriori sviluppi della rete turistica all'interno della riserva, come ad esempio i sentieri o anche il discorso della canoa o del parco avventura, abbiamo potenziato questo strumento al punto da poterlo utilizzare in chiaro per tutti, in modo particolare per studenti, per la ricerca scientifica e oggi questo progetto fatto insieme a WWF Italia appunto è questo risultato unico per adesso in Italia. Siamo allo sport, rifinitura Silvi stamani per il Pescara in vista della trasferta di domani a Pontedera. Oltre lo squalificato Memmuscei non ci saranno Galano e Bocic per infortuni patiti in settimana. Giocheranno Zappella e Clemenza. Resta il ballottaggio tra i pali fra Sorrentino e Iacobucci. Nella conferenza pre-gara il tecnico Auteri non ha nascosto la sua amarezza per gli ultimi risultati. Vediamo.
C'è Zappella, che è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo, già da 15-20 giorni viene addestrato, allenato in quel ruolo, quindi chiaro che Zappella è un giocatore diverso da Mehmet per caratteristiche, e quindi cambiano alcune cosettine, ma voglio dire, i giocatori bisogna metterli nelle condizioni migliori. Zappella è diverso da Mehmet, per cui non è un giocatore che può entrare dentro il campo a gestire il gioco, un cursore di fascia, un giocatore di quantità, un giocatore che dovrà cercare sviluppi in alcune situazioni, ma giocherà Zappella. Che squadra incontrerai? Squadra aggressiva, si gioca su un campo sintetico, dove le azioni prendono velocità ancora di più, una squadra aggressiva, una squadra che ha consistenza, una squadra organizzata, una squadra che mi ha fatto una buonissima impressione, squadra solida, tipica della C, quindi una bella partita impegnativa, ma voglio dire, ogni avversario ha le proprie peculiarità, anche qui in questo girone sono avversari scadenti. Ma di sicuro i risultati non ti aiutano a essere né positivo né allegro. Io personalmente non sono positivo, non me lo pongo il problema, sì, perché devo trasferire, lo faccio per abitudine, motivazioni, entusiasmo, capacità di lavorare con grande sintonia e come si deve, però è chiaro che non abbiamo un atteggiamento positivo. Io sono con me stesso, sono molto incazzato, arrabbiato, poi io la vivo quasi a 360 gradi, ciò che faccio dal punto di vista del lavoro mi condiziona anche in tutto quello che faccio all'esterno, per cui certo che siamo arrabbiati e quindi possiamo anche capire, anzi di sicuro capiamo, la delusione anche un po' di tutti. Chiaro che rispetto all'inizio un po' di positività l'abbiamo persa, i risultati, però obiettivamente non ci sta dicendo neanche bene. Lei la classifica la guarda? No, se fossimo primi non la guarderei, ora la guardo, e come se la guardo? E quali considerazioni fa rispetto a quelle che erano le ambizioni di inizio stagione? Considerazioni chiaramente di delusione, di rabbia, perché ripeto, è inutile dire che potevamo avere dei punti in più, perché non serve, perché i sei ma non si va da nessuna parte. Ora la guardo, se fossimo stati primi no. Perché? Perché non sarebbe stato un obiettivo definitivo a questo punto della stagione, così non lo è, come non lo è neanche questo, ma è chiaro che la guardo, perché è certo che la guardo. Faccio l'ultima e non la guardo contento. Notaresco Castelnuovo e Pineto Vastese sono i due derby che danno linfa alla 10ª giornata di Serie D. Impegni in trasferta per Chieti e Nereto. Il servizio è di Andrea Costantini. Due derby abruzzesi caratterizzano la 10ª giornata di Serie D. C'è quello del Vomano tra Notaresco e Castelnuovo, un confronto che lo scorso anno è stato sempre ad appannaggio dei rossoblu di Massimo Epifani. Il Castelnuovo dunque ha l'obiettivo di invertire l'ultimo trend e di rilanciarsi dopo lo stop casalingo col Trastevere, che però lascia strascichi in casa neroverde. Il tecnico Guido Di Fabio dovrà infatti rinunciare agli squalificati Marianeschi e Ripa e all'infortunato Cangemi, e medita di far esordire dal primo minuto l'italo-argentino Bolo. Sul fronte Notaresco la squadra tornerà a giocare in campionato dopo 20 giorni a causa dello stop Covid. Il discreto match di Coppa perso ai rigori con la San Benedettese è stato utile per trarre indicazioni, ma da domani il risultato tornerà a pesare, con i rossoblù potenzialmente a meno 2 dalla vetta. Sarà un incrocio di ex, Terrenzio ed Egidio da una parte, Loviso dall'altra, anche se quest'ultimo sta incontrando tanti problemi a causa di un infortunio che lo tormenta da inizio stagione. Altro derby è quello del Mariani Pavone. Il Pineto ospita la Vastese con l'obbligo di centrare i tre punti. Le ultime due immeritate sconfitte esterne sono costate l'attuale meno 5 dalla vetta, un distacco che andrà colmato. Così l'attaccante pinetese Matteo Minnozzi. Sì, siamo rammaricati di aver lasciato punti a Porto d'Ascoli, ma uno stimolo in più per noi per fare bene domani. Abbiamo tanta voglia di riscatto e è l'occasione giusta. Ma sicuramente la voglia di far bene, quella c'è sempre, a prescindere che sia derby o meno. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare bene, e non vediamo l'ora che arrivi domani. Vastese, d'altro canto, rigenerata dalla vittoria in zona Cesarini con la San Benedettese, mancherà in panchina l'allenatore Fulvio D'Aderio, fermato per un turno dal giudice sportivo. Aragonesi che si affideranno alla vena ritrovata di Alonzi e soprattutto a uno degli ex della gara, Alessandro, per scalfire la retroguardia di Pomante. Trasferte per Chieti e Nereto. I neroverdi e teatini si ritroveranno di fronte alla San Benedettese in un match che
manca dal 2016, quando il Chieti espugnò il Riviera delle Palme 1-2 con reti di Massimo e Dos Santos. Impresa bissata già quest'anno, ma contro il Porto d'Ascoli. Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Lucarelli, che deve dare altri segnali positivi dopo quelli di Piedimonte Matese, dove si è vista una squadra solida ma spuntata. Mancherà Fabrizi, ma è recuperato almeno per la panchina Rodia, da scegliere il partner d'attacco di Accamadu. Nella San Benedettese assenti lo squalificato Lorenzoni e poi Lulli e Angiulli. Vanno verso il recupero gli attaccanti De Sena e Ferri Marini, quest'ultimo al massimo per la panchina. Per il Nereto, gara sulla carta proibitiva sul campo della seconda forza del campionato, il Fiuggi. La prima vittoria ha però dato maggiore serenità alla squadra di Bitetto, che tenterà di massimizzare gli sforzi al Capo I Prati. Abruzzo protagonista ai campionati italiani di categoria per società che si sono disputati a Bergamo. Ad avere la meglio nella terza categoria sono stati gli atleti aquilani della società Virtus. Il servizio è di Paolo Renzetti. Formazioni abruzzesi in evidenza ai campionati italiani di bocce di Bergamo, una in particolare, presidente, la Virtus L'Aquila, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Sì, abbiamo fatto vedere che l'Abruzzo ancora è vivo. E con la Virtus L'Aquila, che ha vinto il campionato italiano di società di terza categoria, abbiamo messo un tassello. Purtroppo nella seconda categoria la Chieti Scalo non è riuscita ad arrivare negli otto, ha perso proprio l'ultima partita, però comunque sì, abbiamo fatto vedere che siamo vivi. Presidente, ripresa un po' l'attività normale dopo un anno e mezzo molto complicato, comunque ci si sta avviando ad una certa normalità. Le chiedo qual è lo stato di salute delle bocce nella nostra regione in Abruzzo. Lo stato di salute è, diciamo, convalescente. Stiamo riprendendo, però ancora ci sono delle bocciofile che non hanno ripreso in pieno l'attività, anche perché magari con persone un po' anziane che non se la sentano di rischiare. Comunque sto cercando di frequentare e seguire un po' tutte le gare, tutte le bocciofile, di spingere queste società a riprendere, perché l'importante è stare vicini. Se noi riusciamo a far gruppo tutti insieme, allora anche queste bocciofile, diciamo, che rimangono un po' indietro, possono riprendere. Se le lasciamo a se stesse è difficile che poi riprendano. Ci dovrebbe essere un evento sempre su all'Aquila in occasione dell'Aquila Città dello Sport 2022. Cercheremo di chiedere qualche manifestazione a livello nazionale anche per, diciamo, la zona del mare, e poi comunque sia riprenderemo in pieno per l'attività con i campionati, daremo una spinta ancora più forte ai campionati, perché secondo me questi saranno il futuro della nostra regione. Il nostro telegiornale termina qui, ma restate con noi perché tra poco torna l'Abruzzo del Pallone live per raccontarvi 90 minuti di Teramo Olbia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.